creerò degli incontri con coloro che hanno la possibilità di decidere dei vari problemi che ci sono stati proposti, con multiservizi per quanto riguarda il cimitero, con la provincia e con i vigili urbani e tutto il settore della mobilità, compresa la LFI, per quanto riguarda la mobilità nella strada 71. Chiederò anche a Sua Eccellenza il Prefetto di ricevere le persone, la delegazione di questa frazione per quanto riguarda la sicurezza. Ecco, è un problema soprattutto di sicurezza per il traffico della 71, è stato chiesto il ripristino degli autovelox ad esempio. Anche questo è un problema di cui discutere con Sua Eccellenza il Prefetto. Lei che ne pensa dell'autovelox? Io li ho messi, quindi se non li avessi messi me lo potrebbero mandare, ma visto che li ho messi io non me lo puoi chiedere. Molto bello, perché c'è tanta responsabilità e tanta consapevolezza. È un bel popolo questo. C'era anche una rappresentanza di Cutino che chiedeva spiegazioni per la variante che non è completa, che porta le scuole elementari. Cosa si può rispondere? Beh, è una variante progettata da tempo, in parte realizzata, che si è fermata per il fallimento della ditta che doveva eseguirla. Si tratta di sbloccare e di trovare un'alternativa. Purtroppo quella ditta non la farà più. Una delle cose più attese dalla popolazione di Pulisciano è il rifacimento del marciapiede. Ci sono stati dei ritardi, però adesso siamo arrivati al dunque. Sì, è una realizzazione di un tratto abbastanza lungo di marciapiede che interessa un pezzo significativo della frazione, appunto bar, scuola e altri punti. Per oltre 250 metri, quindi questo, le risorse c'erano già, però ci sono state varie problematiche connesse appunto agli espropri. Finalmente siamo arrivati alla fine di questo complesso percorso burocratico. Dalla metà di febbraio, con l'approvazione poi del progetto esecutivo, dovremmo insomma a fine mese di febbraio partire con la gara, prevedendo a metà di maggio di poter iniziare i lavori e quindi finalmente consegnare entro l'estate questo marciapiede alla frazione, migliorando il contesto di sicurezza. Ecco, per migliorare la sicurezza, quindi la viabilità, anche l'idea di una rotatoria all'ingresso dell'abitato di Pulisciano? Noi ovviamente nell'immediato possiamo lavorare sull'illuminazione degli attraversamenti pedonali, che sono 6, e quindi indurre a una maggiore cautela degli automobilisti, lavorare sulla cartellonistica, e ovviamente chiediamo anche la riattivazione dell'autovelox. Certamente le frazioni dove all'ingresso c'è una rotatoria hanno una barriera fisica che comunque comporta una riduzione della velocità.